Ciao, io sono Marta di Carovane Migranti. Siamo qua oggi davanti al CPR di Torino, di Corso Brunelleschi, che è appunto la tappa prevista per il giorno 30 della nostra carovana, che è anche l'ultimo giorno della carovana. Siamo arrivati adesso appunto da Oulx e ancora prima da Nevache, però ne approfitto un po' per raccontarvi come si è svolta quindi questa carovana che ha termine oggi. Quest'anno la carovana è stata un po' particolare perché innanzitutto si chiama Carovana Europea 2020 e si chiama in realtà Caravana Europea proprio perché è presente anche una parte molto forte dalla Spagna. L'anno scorso per la prima volta Carovana Migranti ha viaggiato, ha costruito una carovana insieme alla Caravana Abriendo Fronteras in Spagna. E con loro abbiamo attraversato l'Andalusia, parte della Spagna, e siamo arrivati fino a Ceuta. Da lì, questa alleanza, diciamo, tra carovane, questa unione di obiettivi, di intenti, di pratiche, di attivismo, di presenza sui territori di testimonianza, è diventata fondamentale per noi. Quindi si è deciso di continuare questo percorso insieme alle compagne e compagni spagnoli. Quest'anno era stata progettata insieme a loro, ci eravamo proprio incontrati per pensare a una carovana in direzione della rotta balcanica che attraversasse anche in parte proprio il territorio balcanico, però ovviamente il Covid ha sconvolto un po' tutti i nostri programmi. Non è però riuscito a interrompere questa salda alleanza e questa rete di intenti di forte volontà di denunciare le politiche criminali della Fortezza Europa e quindi si è deciso comunque di dare un volto leggermente diverso ma di continuare a fare insieme questa carovana. Per cui abbiamo deciso di dividerci praticamente sui territori. La Spagna oltretutto nell'ultimo periodo ha avuto forti limitazioni per il Covid e quindi ha dovuto concentrare tutti gli interventi principalmente in due territori, che sono quello di Bilbao e quello di Valencia. Sono comunque riusciti a essere in tanti, quindi è stata molto importante la loro presenza nelle iniziative. E per quanto riguarda l'Italia, c'è stata una parte, diciamo, più sul nord Italia e una parte integrante in Sicilia, che si è mossa sulla Sicilia in luoghi particolarmente simbolici e significativi per i temi trattati. Siamo partiti il 26 agosto da Torino, la parte che si è mossa sul versante italiano a nord, e ci siamo diretti verso Trieste. Quella giornata lì era in particolare dedicata al tema delle frontiere, delle rotte migratorie, quindi a Trieste è stato fondamentale il passaggio in Piazza della Libertà, dove abbiamo, davanti alla stazione, dove abbiamo conosciuto Lorena e Gianandrea, con cui eravamo già in contatto, ma abbiamo potuto prendere parte, proprio vedere e toccare con mano lo straordinario lavoro che portano avanti ogni giorno. E loro e tutta la linea d'ombra e anche i medici della strada sicura, che è un lavoro proprio di cura e attenzione all'altro in primo luogo, per cui le persone che arrivano stremate, picchiate, torturate dall'incontro anche con le polizie che incontrano durante la rotta e che arrivano dai Balcani, trovano forse per la prima volta qualcuno che li guarda negli occhi e gli chiede come stanno. E dopodiché si occupano di appunto lavare e curare le ferite, le piaghe, le ferite anche da armi di tortura appunto che hanno spesso sulle gambe e sui piedi, ma un po' su tutto il corpo, ma soprattutto si prendono cura poi anche della parte più profonda, no, interiore. Abbiamo conosciuto loro, con loro siamo poi anche stati davanti al CPR di Gradisca di Sonzo, teatro purtroppo di violenze, di repressione, di brutalità e di morte. È un luogo che appunto non dovrebbe esistere visto che considera criminali delle persone per il solo fatto di esistere su un territorio senza di documenti e come tali tratta le persone e siamo stati lì davanti appunto a manifestare il nostro dissenso e siamo stati poi anche all'ex caserma di Udine, utilizzata come centro di prima accoglienza cara, teatro anche di episodi di contagio di Covid mal gestiti e di malaccoglienza. Siamo poi tornati invece a Cameri. A Cameri è stato molto importante anche la tappa di Cameri perché lì vi è praticamente una fabbrica di morte, cioè vengono prodotte parti dell'F-35 che poi vengono assemblati e collaudati e questo proprio tra l'altro in un periodo di Covid in cui si è deciso di chiudere molte istituzioni, molti posti di lavoro, tra cui soprattutto le scuole, luoghi agenti fondamentali di cultura e di sapere, mentre invece sono rimaste aperte appunto queste fabbriche
chiedi morte, se la spesa, la comparazione, diciamo, tra i prezzi e i costi di queste armi da guerra, proprio armi da guerra, questi aerei militari e anche solo gli accessori come un casco rispetto per esempio a quello che potrebbe essere l'investimento in un settore come l'istruzione e anche alla pressione e alla normalizzazione della guerra che viene fatta attraverso proprio una gente come la scuola, per cui per esempio al sud dove ci sono le basi, Sigonella dove c'è la base americana, vengono i Marines nelle scuole a fare sensibilizzazione, a farsi conoscere i ragazzini in modo che diventi quasi normale questa politica di guerra, che i ragazzi siano quasi contenti di poter trovare lavoro e avere una possibilità di lavoro in una fabbrica di morte. Siamo stati quindi appunto lì a Cameri, abbiamo fatto anche lì un presidio e dopo Cameri ci siamo spostati invece il giorno dopo su Saluzzo perché seguiva alla giornata contro la militarizzazione e in favore dei porti di accoglienza non aperti alle persone, chiusi diciamo alle armi, quindi invece la chiusura del porto di guerra. La giornata dopo era invece dedicata allo sfruttamento lavorativo, in particolare nei campi, infatti i compagni siciliani erano a Campobello di Mazara, le compagnie spagnole parlavano dello sfruttamento lavorativo che abbiamo avuto modo di vedere con loro l'anno scorso, anche con i nostri occhi, Alep, Huelva, nei vari campi di raccolta. Noi invece siamo andati a Saluzzo e a Verzuolo. Abbiamo letto una lettera diretta ai sindaci della zona del saluzzese, che abbiamo poi consegnato al sindaco di Saluzzo, una lettera aperta anche alla cittadinanza, dove denunciamo il fatto che da più di 10 anni non vengano prese misure di accoglienza, diciamo, e di diritto al lavoro per i lavoratori braccianti e stagionali che arrivano a crescere la ricchezza dei nostri territori e a lavorare insomma, perché noi abbiamo la frutta sulle nostre tavole. E poi siamo andati a incontrare, a portare la nostra solidarietà proprio ai braccianti, alcuni braccianti ospitati tra virgolette, nei container a Verzuolo, secondo il protocollo di intesa per l'accoglienza tra 8 comuni del saluzzese di quest'anno. Sempre a causa Covid, quest'anno infatti i braccianti sono stati suddivisi nei vari comuni, spezzettati, molti di loro si sono comunque trovati in situazione di strada, non hanno potuto avere accoglienza né riparo e sono stati appunto suddivisi nei vari comuni del saluzzese. Noi abbiamo incontrato alcuni braccianti che non. Anche se pochi, perché la maggior parte tutto il giorno va in cerca di lavoro, o se no lavora appunto un ingente numero di ore al giorno, spesso mal pagato e con una buona parte di sommerso. Dopo Saluzzo siamo stati invece a Ulx, dove abbiamo avuto un incontro sempre sulle frontiere, sulle pratiche di resistenza e di solidarietà alle frontiere. È stato molto interessante, sono stati lì con i compagni di Ulx del versante italiano e del versante francese della frontiera franco-italiana alpina, per cui c'erano anche i compagni tu migranti e proprio con i compagni tu migranti abbiamo poi proseguito fino a Nevache. A Nevache abbiamo avuto un altro incontro dove tu migranti ci ha spiegato tutto ciò che succede su quel territorio, i progetti messi in essere e anche la forte criminalizzazione della solidarietà che purtroppo avviene nei nostri due paesi. E stamattina, dopo aver appunto conosciuto e girato la frontiera dal versante francese e poi di nuovo quello italiano, siamo qua davanti oggi al CPR per denunciare queste forti politiche criminali, più che discriminatorie, no? Che reprimono l'essere umano per il fatto di stesso di esistere. Qua dentro, in un periodo di emergenza sanitaria, sono rinchiuse delle persone, chiaramente con un'assenza di presidi sanitari sufficienti a dargli la garanzia di essere al sicuro e molto spesso senza neanche la possibilità in qualche modo di comunicare liberamente con l'esterno, chiusi per il solo fatto di essere sul nostro territorio, ecco, senza aver commesso alcun crimine né reato. Oggi avremo anche un collegamento dalla Tunisia perché molto spesso non è neanche possibile, insomma, portare la voce dei familiari, delle persone in apprensione per chi viene qua e poi sparisce in centri di detenzione perché viene rinchiuso dentro senza possibilità di collegamenti con l'esterno. Quindi cercheremo di portare un saluto, una voce anche dalla Tunisia ai ragazzi qua dentro. E stasera concluderemo con una cena, un concerto dedicato alla lotta di Black Lives Matter e finiremo appunto con alcune testimonianze. Concludo dicendovi che appunto proprio queste testimonianze, insieme alle dirette fatte con le compagne spagnole e siciliane,
le testimonianze dei virtuali, perché quest'anno così è andata, dei testimoni che di solito viaggiano con noi, sono state parte integrante di questa carovana europea 2020 e le trovate sul nostro canale YouTube, così come sulle pagine di Carovane Migranti e Carovana Brand Frontera, se si possono trovare giorno dopo giorno tutte le tappe della carovana e gli interventi fatti. La presenza dei testimoni è una parte caratterizzante di Carovane Migranti, è sempre stata della carovana europea, per cui ci saranno voci dal Messico, ci saranno voci dalla Tunisia, dalla Palestina, dai territori balcanici, ci saranno voci dal Centro America, insomma, dalla Spagna, tanti dei posti di frontiera, insomma, tante persone che avrebbero voluto essere fisicamente con noi, ma che non hanno rinunciato a mandarci la loro voce e la loro esperienza.